Siamo a Viña de José León Suárez, quasi 50.000 persone, nella maggioranza giovani, una delle zone periferiche e più povere di Buenos Aires. Qui opera padre José María de Paula, conosciuto da tutti come padre Pepe, in prima linea nella pastorale delle Villas, insieme all'allora cardinale Bergoglio, oggi Papa Francesco. Coinvolgere i bambini e i giovani in attività positive, formative, che rappresentino un'alternativa alla strada e al mondo della droga, questi gli obiettivi della parrocchia Don Bosco, che ha promosso la creazione 3 anni fa di un centro sportivo nel cuore della Villa, dove sono impegnati circa 150 ragazzi. Per noi il deporte è come una scuola di vita. Per noi lo sport è una scuola di vita, aiuta a darsi una disciplina, a lavorare insieme, ad articolare molte altre attività come per esempio il dopo scuola perché i ragazzi possano terminare positivamente gli studi. L'appoggio scolare per che possano finalizzare i suoi studi. La salute, il documento di identità, un avvicinamento ai valori cristiani. E l'accercamento a los valores cristianos, o sea, desde el punto de vista práctico y espiritual. Dal punto di vista pratico e spirituale, lo sport si trasforma in un cammino molto concreto che aiuta i ragazzi a crescere nelle nostre comunità. È presso la Cappella del Sagrado Corazon che a poco sta crescendo il centro sportivo nella creazione di luoghi che possano ospitare i ragazzi per le varie attività, con la creazione dei servizi igienici, di una cucina, di una mensa e di alcune aule per le attività nel primo piano della struttura scelta. Un cantiere aperto, sostenuto dai tanti volontari e dall'impegno nella raccolta fondi dell'Associazione Procura Vigeros dell'Italia. L'idea che ho sempre avuto era di avviare un club sportivo nella Villa, ma non c'era. Non voglio che i ragazzini della Villa passino per le cose che ho vissuto io. Per questa maniera, il deporte, le pregunté, le dico, Pepe, mi sembrava che attraverso questa idea questo si potesse attuare. Così un giorno ho detto, Pepe, ti posso dire una cosa? Sì, dimmi pure. Allora gli ho detto che mi sarebbe piaciuto organizzare qualcosa del genere perché i ragazzi possano praticare dello sport e non vivano in strada. E lui ha detto di sì. Tenerlo ahí para que no anden en la calle. L'impegno nel centro sportivo ha dato vita ad una squadra di calcio di eccellenza che partecipa annualmente ad un torneo tra le Villas, chiamato Liga del Potrero. Una competizione dove la squadra della parrocchia Don Bosco, allenata da Dracu Carizzo, è giunta alla finale, aggiudicandosi la possibilità di giocare l'ultima partita, la più importante, dentro il famoso stadio del Boca nel cuore di Buenos Aires. Oggi per noi è un giorno importante, ripetiamo l'esperienza dell'anno scorso dove abbiamo disputato la finale. Siamo circa 400 persone tra familiari e amici della parrocchia. I ragazzi non avrebbero avuto l'opportunità di disputare una finale qui e ancor meno di avere a fianco i propri familiari e amici. È un'esperienza forte di comunità che ci dimostra che come parrocchia possiamo sognare con un obiettivo più grande, con la prospettiva di una vita migliore, cosa che per noi era inimmaginabile nell'epoca in cui la Chiesa non era presente nella Villa. Non tenía presencia en la Villa. La tarde lo amerita. Dale campeón, dale campeón.